Allora, insomma, capisco la prima. Allora, iniziamo, anche se un po' la spicciola sta arrivando in un paio di compagni, però iniziamo anche perché abbiamo dei tempi molto stretti e vorremmo discutiamo cose importanti per noi, è bene che comunque iniziamo a parlare. Come abbiamo detto ieri, questa mattina dedichiamo a due argomenti importanti, che sono uno la questione del rapporto con la CUB. Dopo altro incontro da sede nazionale che è avvenuto il 26 ottobre, dopodiché dobbiamo parlare e approvare e discutere il bilancio preventivo e consultivo del centro nazionale dell'Unione Quirini. Voglio ripetere che non è il bilancio dell'Unione Quirini, ma perché quello è fatto da tutti i bilanci delle sedi, ma è il bilancio delle risorse che arrivano al centro nazionale da parte delle quote versate dalle sedi e poi abbiamo un altro tipo di rapporto appunto con la sede di Livorno per quanto riguarda la gestione del ciclo del mine, che è una gestione principalmente con la gestione della sede di Livorno e che con il quale noi comunque sosteniamo questo tipo di iniziative. Allora, detto questo, io vorrei iniziare che speriamo cioè, finisca per oggi, forse sono le 45, diciamo intorno alle 10, 45, 11, perché 11, 4, intorno alle 11, perché poi andiamo alla discussione appunto sul nostro bilancio, per cui speriamo poi degli interventi che ci saranno, che credo ci saranno, di limitarci appunto nei minuti, ecco, non fare interventi troppo lunghi, anche se sarebbe necessario, capisco, insomma, queste cose bene, però il più possibile, insomma, in 3-5 minuti limitare gli interventi. Vorrei iniziare chiedendo a Paolo Gargenti, che ha fatto parte della delegazione della Segnalazione Nazionale dei Comuni, ha partecipato al conto della Segnalazione Nazionale della Cumbria, quello presente Marta Montagnoli, che è presente anche qui con noi, che ringrazio per la sua presenza, e anche Marcello Amendola, che è il segretario nazionale. Non c'è nessun altro. Mentre per noi erano presenti Paolo Congeni, Bruno Cattoli e Vincenzo Simone, si è fatta a Firenze questa prima. Ora io chiedo appunto a Paolo Congeni di insomma di fare un po' come l'incontro che c'è stato e anche le eventuali discussioni, divergenze, convergenze, comunque un passo avanti che c'è stato fatto per il mio caso. Per cui ecco, Paolo. Allora, l'incontro poi è terminato con una comprensione comune, quindi abbiamo chiarito che tutte le polemiche e le asprezze di questi mesi fossero accantonate, anche perché noi siamo stati cofondatori della CUB negli anni 90 e quindi è chiaro che il rapporto con la CUB è un rapporto che ci preme, che ci consente anche di aprire sedi nel paese come in questi ultimi anni e ovviamente alla CUB ti consente di avere delle sedi, quindi c'è una reciproca diciamo esigenza di continuare a lavorare. Le questioni che noi abbiamo posto, io, Vincenzo e Tattoli, dal documento della segreteria fatta precedentemente, erano alcune. La principale era quella che noi pensiamo che questi 30 anni che sono passati, 25 quanti sono, i rapporti diciamo sindacali, il mondo del lavoro è completamente cambiato, l'obiettivo di sindacalizzare il territorio, che è un obiettivo comune, è sempre più difficile realizzarlo con le periferie che conosciamo in quale stato sono, e quindi il nostro primo problema era quello di ricercare una battaglia comune come si fa il 10 d'ottobre, coinvolgendo più associazioni, partiti, su obiettivi abbastanza precisi. Mentre pensavamo che appunto la CUB in questo ultimo periodo fosse intenzionata a crescere su se stessa e avesse abbandonato questa, appunto questo obiettivo. Però ci hanno spiegato che a gennaio c'è stato l'incontro, c'è stata la firma, il 19 gennaio, tra Confindustria e sindacati, e tutti i sindacati, anche extraconfederali, hanno firmato questo accordo
che di fatti impedisce scioperi, impedisce rivendicazioni, cioè mette il piombo sulle ali a qualunque emergenza sindacale. E però su questo noi si fa più un dibattito su come si può rompere questo accerchiamento. L'altra questione, cioè per essere breve, voglio lasciare spazio, diciamo i punti principali. L'altra questione era la nostra rappresentanza all'interno della CUB. Noi pensiamo che dobbiamo lavorare per una testa e un voto, quindi in base alla rappresentanza che abbiamo vogliamo essere rappresentati in questo organismo. E siamo disposti però a lasciare alcuni posti che ci dovessero, che dovrebbero in paure, diciamo, in verso le categorie dei sindacati di lavoratori di produzione o anche al pensionati CUB, perché dentro che sei CUB ci sono molti compagni che hanno fatto esperienza in questi 25 anni e ovviamente la CUB non può rinunciare a queste presenze. Però noi vogliamo essere conosciuti, cioè ovviamente il CUB deve essere quello, ma siamo disposti anche agli amici in due per lasciare spazio a queste esigenze. Io sto creando questo aspetto che è un conto iscriversi alla CUB dei pensionati. Un conto è iscriversi al sindacato quindi come associazione o come iscritto. Altra cosa è iscriversi alla CUB se uno è in produzione, perché lì si rischia il posto di lavoro. Quindi non sono uguali tutte le tessere, abbiamo detto anche questo, cioè chi è iscritto nei trasporti, nel pubblico impiego, nella sanità, nelle fabbriche, che rischia molto spesso ostracismo e anche il lavoro, non può essere, può avere lo stesso peso di una testa di una segnatale. E questo ecco perché siamo disposti a concedere appunto alcuni membri a una delegazione per questa ragione. Ci hanno risposto i compagni della CUB che sono disposti anche a far entrare i compagni dei non inquilini nella segreteria nazionale che si è appena formata, perché la CUB si è data una nuova organizzazione con l'ultima conferenza d'organizzazione in cui non è più una struttura completamente orizzontale, ha avuto bisogno di centralizzare almeno in un numero di 9 persone una segnalazione per poter capire e organizzare meglio. Tant'è vero che stanno facendo un giro in tutta Italia, sia a Merla che in Montagnoli, per conoscere effettivamente il peso della CUB nelle varie realtà. Quindi è una forma per la CUB di riorganizzazione delle proprie forze. E quindi, questo è l'argomento. Il terzo punto che noi abbiamo affrontato è sul bilancio, c'è stata una polemica sul bilancio nazionale. Ora, i bilanci della CUB sono un po' simili a quelli nostri. Noi abbiamo un bilancio nazionale dove non tutti versano le quote, quindi un bilancio, no, però ce l'abbiamo sostanzialmente. È su Roma e abbiamo separato noi qui di Roma col bilancio appunto nazionale. Per la CUB succede la stessa cosa, è Milano quella struttura più forte che garantisce il lavoro nazionale, ma non c'è un bilancio nazionale proprio, è molto difficile costruirlo perché arrivano solamente un po' di soldi appunto del CAF e qualche soldo dei pensionati, e con quelli non ce la fa neanche a stipendiare una persona. Come si finanzia la CUB? Attraverso le deleghe che vengono raccolte dalle organizzazioni territoriali, che non danno due volte neanche il contributo alle proprie organizzazioni di categoria. Per esempio, l'FLN Uniti, pensiamo in questo modo, non è che centralizzare tutte le deleghe su questa categoria nazionale, no, tutti i territori se le tengono perché quei pochi soldi servono per mantenere le sedi, hanno gli uffici legali, mercati. Quindi come noi sarabattano a tenere in piedi un'iniziativa, a costruire una proposta, e quindi sostanzialmente il problema di bilancio è questo. È una cosa che si prende atto questa difficoltà che è per certi mezzi che è abbastanza comune, lo vedrete dopo quando discuteremo del bilancio nazionale. Quindi io credo che alla fine occorre intensificare i rapporti nel territorio, cioè come la CUB fa un monitoraggio delle proprie sedi in tutto il proprio paese, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa per capire quali sono i rapporti veri tra noi e la CUB, cioè cosa possiamo costruire insieme. Vi
che proposte abbiamo fatto, quali vertenze. Ecco, se il prossimo anno torniamo qua con questo monitoraggio, avremo più idee chiare e magari più proposte da sviluppare insieme. Naturalmente abbiamo anche sottolineato le ultime manifestazioni e sciopero che abbiamo fatto insieme, che sono riuscite, però non sono soddisfacenti, cioè nel senso che non sono abbastanza, però sono imprese eroiche per certi versi, sia fatta dalla pubblica che dagli inquilini, molto spesso siamo in pochi a avere delle grandi ragioni, perché siamo piccoli, e quindi io penso che un lavoro da qui a un anno di conoscersi meglio, non nazionalmente basta, ma dei territori, sia l'unico modo per riuscire per dare un contributo che ci porta di organizzazione. Grazie. Allora, io faccio, dico alcune cose, le dico subito, sarò franco e leale, sono sempre franco e leale, dico le cose come le penso, lo sanno i compagni di Assemblea Nazionale, lo sanno un po' tutti, insomma. Io dividerei la questione comunque su due piani. Uno, il primo piano, il più semplice, il più facile, il più su cui le volontà si incrociano, è quello di fare in modo che la comunque sia sempre più forte, noi dando il nostro contributo e dove è possibile la comunque dia il suo contributo. È successo in questi ultimi anni che abbiamo aumentato il numero di rapporti tra sede comunque e sede comunque a livello territoriale, è un fatto che noi abbiamo perseguito, che vogliamo continuare a perseguire e che vogliamo in qualche modo che continui a essere l'asse prioritario di rapporto con la pubblica. Primo elemento, per cui sgrossiamo il campo da alcune questioni. Nello scorso congresso noi avevamo stabilito, credo su una proposta, che il compagno porta all'epoca portavoce, perché era questo nel 2018, che il compagno portavoce fosse comunque invitato permanente nella nostra sede nazionale, poi poteva venire o non venire, non era una questione, comunque fosse invitato permanente. Io credo che, prendendo atto della modifica statutaria e anche dell'organizzazione della comunque, io credo che dovremmo confermare il fatto che in questo caso il segretario nazionale è invitato permanente da dove possa venire a partecipare, perché credo che sia un elemento, diciamo, di conoscenza reciproca del cellulare. Detto questo, quindi sgombrando il campo su alcune questioni molto serie, io credo che noi abbiamo due problemi sostanziali di rapporto con la CUP. Il primo problema è quello legato a una scelta che fa la CUP, legittima. Io sono per il rispetto integrale del congresso della CUP, che ha scelto a grande maggioranza, a stragrande maggioranza, posso dirci, che di portare verso una struttura organizzativa e un rapporto tra le CUP e creando anche meccanismi, diciamo, di CUP provinciali e regionali, che è un'impostazione politica, insomma, è un'idea che va perorata, va verificata se è una cosa che può funzionare o non funzionare. Rispetto a me dico, io ho qualche perplessità, però credo che sia giusto che un'organizzazione integrale determini, si autodetermini le modalità con le quali vuole agire. Quindi, sulla questione, io non sono per il congresso continuo e permanente, altro elemento di chiarezza, quello che tanto mi riguarda, proprio, perché chiaramente in questo caso ognuno parla per sé, insomma, non parla della carica dei diversi. Secondo elemento, noi, la questione della rappresentanza, non è una carica, guardate, è un problema, secondo me, credo, lo dico molto forte, ma non vuole essere così forte, è un problema di rispetto delle strutture aderenti alla CUP. Negli inquilini ha avuto assegnato dalla CUP, in maniera non da noi, cioè non c'è stato un percorso di condivisione, ma è stata scelta, io l'abbiamo anche accettato, devo dire, che ci assegnassero al complesso il 10% di rappresentanza, quindi noi avevamo diritto ad avere 20 rappresentanti su 200, perfetto. Poi, altra cosa sono le nostre problematiche, no? Per cui, però una cosa riguarda noi, non riguarda la CUP in questo caso, no? Però ci sono assegnato questo, non abbiamo trattato sulla percentuale di rappresentanza nostra, ci abbiamo accettata, qualcuno ha deciso, non so chi, ma comunque l'abbiamo accettata. Quindi vale per me quello, vale, dico, affermo questo. Però, nel momento in cui si fa un coordinamento nazionale che assume degli oneri e degli onori che sono un po' più forti, che rappresentano un organismo
che è diverso dal coordinamento nazionale precedente, dove era un coordinamento, diciamo, di direzione politica sostanzialmente, quindi con un ruolo collegiale. Si va a una creazione di una struttura di segreteria in cui sono al massimo 9 componenti. Le strutture sindacali della CUP sono, mi sembra, 15, 16, qualcosa di simile. Vuol dire che si fa una struttura politica, di direzione politica. Anche su questo, nulla questo. Cioè, se dici su questo, si fa questo percorso, benissimo. Però, se noi abbiamo il 10% della rappresentanza, com'è che succede che dei 45 componenti della segreteria del coordinamento nazionale noi abbiamo 3, invece ne avremmo 35? C'è qualcosa che non funziona. Mentre abbiamo visto che alcune rappresentanze di lavoratori attivi sono state in qualche modo non percentualmente aderenti a quello che è l'assegnazione delle percentuali di rappresentanza. Ora, questo non deve essere un elemento, diciamo, che ci pone, diciamo, in contrapposizione, perché, come ha detto Paolo, e su questo lo riaffermo come una decisione, un'opzione della segreteria nazionale in maniera unitaria, senza alcun tipo di differenziazione, il problema per noi è che vorremmo che quel 10% diventi effettivo in coordinamento. È una questione di coordinamento nazionale. Noi abbiamo diritto a 5 rappresentanti, non a 3, scusa, poi parlerà se vuoi Walter, e siamo disponibili a fare una autoriduzione che potrebbe anche essere azzeramento completo per darlo alle organizzazioni sindacali della CUP e dei lavoratori attivi. Ma deve esserci un percorso che è un percorso lineare, trasparente e pubblico. Deve essere una discussione in cui si sappia tutti, non da segreterie, ma che all'interno dell'unione del coordinamento danno un equilibrio e lo sappiano tutte le strutture del coordinamento, che comunque a fronte di quella scelta poi decideremo, se venire per la linea nazionale, dove progetto anche le sedi, per una decisione poi di rinuncia unilaterale da parte nostra, non di qualcuno che ci dà la rappresentanza, per cui noi diciamo appunto che siamo disponibili a questo ragionamento e credo che non ci sarebbero problemi risolti anche questo tipo di ragionamento. Ora, è singolare che, voglio dire, a fronte di una di trovarci di fronte a una decisione di una rappresentanza che poi non diventa rappresentante effettiva. E chiudo con la storia dell'offerta di entrare in sede nazionale. I compagni della sede nazionale sanno bene, perché l'ho espressa in maniera molto netta e molto chiara la mia posizione, è che io credo che noi siamo portatori di un'impostazione, diciamo, nelle relazioni sindacali e nella strutturazione che è diversa da quella che la CUP si è data. Io credo che su questo ci sia un problema politico, nel senso che noi abbiamo una modalità, una struttura che, vuol dire, scende più in campo, scende nel contrasto effettivo sia con il federale sia con i movimenti. Noi siamo dentro le contraddizioni e partecipiamo direttamente alle cose. In molte città d'Italia, molte, noi abbiamo relazioni sia con i sindacati degli inquilini confederali, a volte conflittuali, a volte meno conflittuali, ma abbiamo rapporti anche con i movimenti, cioè abbiamo una terzietà che in qualche modo, con una proposta politica strutturale e strategica, che ci porta a una relazione che di volta in volta può diventare più o meno diciamo, intesa. Io credo che la CUP in un momento come questo, perché poi dobbiamo anche socializzare, pensare di stare all'interno di un contesto piuttosto difficile in cui noi stessi, ma tutto il sindacalismo, dalla FIUM all'USB ai COPA, se ritrovano con 40-50% degli iscritti che sono comunque gente che vota Lega o vota Alleanza d'Italia, forse qualche problema ce l'abbiamo, no? Che è un problema che poi la gente combatte con noi i suoi diritti, poi nel momento in cui va a votare poi pensa invece di votare con gli carnici, no? C'è qualcosa che, diciamo, la dico molto, molto banale, però insomma è una cosa che dobbiamo in qualche modo discutere, dobbiamo interrogarci su questo. E secondo me, io sono dell'idea che invece un sindacato di base come la CUP dovrebbe maggiormente, come dire,
entrare in contrasto a gamba tesa rispetto agli altri organizzazioni legali, ma con un tipo di strutturazione organizzativa che, come dire, privilegia il territorio e non l'accentramento della decisione. È una discussione aperta, chiaramente, non è come chiudiamo qui, ma chiudiamo oggi. Mi sembra chiaro che l'Unione Inquilini comunque è nella CUP, è comunque dentro al percorso della CUP e ci vuole stare. Però io ci sono appunto problemi di tipo politico, credo che sia giusto che la CUP nella sua struttura settata e nella sua scelta di opzione politica, anche organizzativa, la perdi e porti avanti quel tipo di impostazione, non è un problema stare dentro o fuori la sede nazionale. Io credo che noi dobbiamo stare fuori invece dalla sede nazionale. Ma perché? Non perché vogliamo star fuori, non che ci diamo fuori, state sicuri che noi non ci diamo fuori da niente e faremo sentire la nostra voce, cioè su questo non ci piove, insomma, siamo, ormai ci si conosce abbastanza bene e si sa che noi non stiamo certo sicuri. Però credo che sia giusto che la strutturazione che si è data alla CUB e il gruppo di gente che si è data alla CUB abbia la possibilità di portare fino in fondo quella impostazione, quella proposta politica, la proposta organizzativa, che in qualche modo metta come dire, nel rapporto appunto della sua modalità di esistenza. Poi cresceranno le provinciali, le regionali, cioè, vedremo, insomma, non sono difficoltà, non sono difficoltà, non si vanno affrontate dal gruppo di gente in maniera ottimale, però è in fase di costruzione. Ora, io credo che appunto tutta una serie di questioni, che alcune le abbiamo accantonate, l'incontro con la segretaria è stato molto importante, molto utile, e è stato un passaggio importante, che se io ero assente, ma i compagni che erano presenti comunque rappresentavano tutta la segretaria nazionale, non è che rappresentavano qualcuno se stessi, quindi rappresentavano anche me, rappresentavano, e non ho nulla da dire su quello che hanno, quelle cose su cui hanno condiviso e cose su cui non hanno condiviso, perché le conosco. Però io credo appunto che dobbiamo, se vogliamo riprendere un rapporto serio con la CUB, dobbiamo fare sulla base di una trasparenza, di un percorso partecipativo che non può che essere pubblico, cioè non può essere legato a degli incontri o a delle cose che avvengono in maniera diversa. Quindi la mia proposta personale è che noi affermiamo, anche di magari un piccolo documento politico che possiamo scrivere, affermiamo che la nostra interità, la CUB, perché per noi la CUB è l'asse strategico strutturale del sindacalismo italiano, noi vogliamo che la CUB diventi il sindacato, anche l'unico sindacato che c'è in Italia, vogliamo entrare nel contrasto, nella lotta di egemonia con gli altri, ma vogliamo darci come una forza che vogliamo dare il nostro portato. Secondo, riteniamo che ci siano ancora, persistano ancora delle opzioni politiche, strutturali e organizzative che non sono omogeneamente, non possiamo pensarci omogenei se non nell'adesione alla CUB. Credo che sia importante il rispetto formale fondamentale del congresso della CUB, che va rispettato totalmente, e da questo punto di vista, secondo me, noi non dobbiamo, in questo percorso, non rifiutare l'offerta di Sanzi Lepria, ma considerare quella offerta, ringraziando moltissimo, siamo onorati anche di questa cosa che abbiamo già da poco, è un impegno importante, ma che sia, debba essere figlio di un percorso che si riavvia e non di una questione, diciamo, di presenza o meno di organismi dirigenti, e cioè, noi su questo, insomma, abbiamo una storia, un'idea un po' leggermente diversa, insomma. Per cui niente, io ho fatto questo ristorto, mi scuso, credo che il coordinamento a quel punto, a un certo punto, dovrà pure decidere, magari se è necessario anche votare. Io posso andare benissimo in minoranza, non ho nessun problema, qui la testa in voto è sancito e risancito, ogni compagno, se deve votare, vota con la sua testa e con la sua rappresentanza, questo sia chiaro, lo riaffermo più una volta, se sia necessario, però credo che mettere i puntini, non sulla I, ma i puntini sulle cose, significa avere un rapporto schietto, trasparente e partecipato. Quindi, tutto. C'è il Bartolo Montagnoli, che è della Segreteria Nazionale della CUB, che chiede di intervento. Meglio quello che mi questo fa meglio, ma poi è meglio. Allora, grazie di aver.
invitato, ma io condivido pienamente e apprezzo l'intervento di Massimo e anche l'intervento di Cangelo. Perché? Perché è giusto che la discussione sia aperta, franca e pubblica. E credo che, anche perché ci conosciamo talmente poco, devo dire, pur essendo 30 anni che siamo nella stessa organizzazione, in realtà non ci siamo mai frequentati da vicino abbastanza, se non in alcune città, in alcuni luoghi, da poter sviluppare un ragionamento comune. Diciamo che abbiamo seguito due rotte parallele, vicine ma parallele. Adesso però credo che la fase sia totalmente nuova e queste rotte si devono intrecciare, perché sono funzionali, secondo me, almeno una all'altra, e una che rappresenta la ricchezza dell'altra e viceversa. Mi spiego. Cioè, io credo che siamo tutti quanti convinti che quello che ci aspetta da adesso in poi è una fase politica e sindacale e civile molto difficile in questo paese, e che, di cui ancora gli effetti non sono pienamente esplicitati, e però ne vediamo i prodotti, insomma, in realtà i fatti sono tutti davanti ai nostri occhi: aumenta la povertà, aumenta la disuguaglianza, aumenta la difficoltà sociale, aumenta l'emarginazione della gente, e poi si può andare avanti all'infinito. Lo spostamento a destra, quello che diceva Massi, e queste robe qui devono essere affrontate. Ora, la Cuba ha i suoi limiti organizzativi, dimensionali, fin troppo direi io, però credo che oggi onestamente si possa dire che è l'unico sindacato in campo. Ci sono altri sindacati di base che però si stanno orientando, si sono già orientati in politica. Quindi hanno scelto di fare movimenti politici e sempre più si stanno orientando su quella linea lì. Noi siamo gli unici che vogliono ostinatamente rimanere sul terreno sindacale, perché riteniamo che la politica è un errore, la politica nel senso dei partiti, è un errore strategico, perché oggi il conflitto va suscitato nel sociale. E nel sociale che si costruiscono le condizioni anche per fare politica domani. Se non si crea un conflitto sociale, non ci sarà nessun partito che rappresenti i lavoratori e le classi privilegiate. Togliamocelo dalla testa, le scorciatoie non esistono, non portano da nessuna parte. Noi dobbiamo rimanere su questo terreno, che è il terreno più difficile, il terreno del conflitto sociale, e qui organizzare la resistenza. La resistenza dei ceti popolari, la resistenza degli ultimi, la resistenza dei disertati. E qui sta anche, con i nostri limiti, ricordare al Massimo, è la nostra scelta organizzativa. Non è la centralizzazione, guardate, poi i fatti e il tempo dirà se le cose sono in un modo o in un altro. Non è la centralizzazione, noi ci siamo resi conto che occorre un modo diverso di affrontare la realtà che è cambiata. Perché? Noi siamo stati strutturati fin dalla nascita per categorie verticali: meccanici, chimici, industria, pubblico impiego, insomma, che più ne ha più ne meno. Però non è più sufficiente, perché oggi il vero problema è il territorio. E come facciamo a intervenire sul territorio? Le categorie non sono sufficienti di per sé per intervenire sul territorio. Noi interventi li abbiamo fatti in qualche modo, ma in modo sporadico. Occorreva una strutturazione più adeguata per poter affrontare questa questione. E da qui la Cuba provinciale, che è quella che ha il compito principale di intervenire sul territorio. È chiaro che è tutto da inventare. I compagni non hanno l'abitudine, l'idea, come dire, gli strumenti per farlo. Dobbiamo costruirlo insieme. Perché da questo punto di vista la risorsa del mio inquilini per la CUB in questa ottica di intervento sul territorio, di intervento nelle periferie, di intervento degli ultimi è decisiva, perché è l'unica cosa che io vedo in campo oggi in questo paese su questo terreno. Non c'è altro. Noi dobbiamo inventarci una cosa, dobbiamo costruire le nostre trasforme, le varie cose.
l'unione inquilini è giacca, e credo che sia da questo punto di vista l'aiuto dell'unione inquilini per poter fare battaglie territoriali decisivo. E nel nostro piccolo, io sono a Milano, lo sperimentiamo continuamente, e credo che questo valga non solo per Milano, valga per tutta Italia, valga per Roma, valga per Napoli, valga per tutta Italia. E quindi io credo che l'intreccio sempre più forte, ma non per, come dire, assorbire nessuno, ma proprio nel rispetto della storia, delle differenze, delle competenze, sia necessario per tutti. Lo dimostra in parte il fatto che molte, come dire, CUP sono nate sul territorio grazie appunto a questo rapporto, con l'Unione Inquilini, scusate, Montesero Unione Inquilini, però sempre più anche, come dire, l'Unione Inquilini dovrà impegnarsi sul territorio, uscire un po' anche dallo sportello, attività importantissima, decisiva per partire, ma entrare nella difesa della gente. E quindi come dire, l'unità fra CUP territoriale, Unione Inquilini e movimenti, perché l'altro pezzo importante verso il quale dobbiamo rivolgersi, cosa che anche qui nel nostro piccolo abbiamo cominciato a fare a Milano, dove i movimenti purtroppo sono molto deboli, però bisogna andare incontro, rianimarli, farli entrare in gioco questi ragazzi, farli uscire dal loro ghetto e farli entrare in un discorso più ampio, e sta cominciando a puntare. Per esempio la piattaforma NoCPR, la piattaforma contro per l'immigrazione, per la difesa dei migranti, le piattaforme per il decreto contro Salvini 1 e Salvini 2, una serie di piccole manifestazioni che stanno producendo a Milano e altrove. E credo che questa sia la strada maestra sulla quale tutti insieme siamo chiamati a lottare. Non è assolutamente una questione di sistemazione, cioè qui non c'è l'offerta all'Unione Inquilini di entrare in un posto e accontentare, tutt'altro, cioè la nostra idea è esattamente l'opposto. Mettiamoci tutti in gioco, entriamo nella partita e giochiamo insieme. Questa è la scommessa che secondo me, sulla quale bisognerebbe riflettere tutti quanti, ovviamente noi, voi. Noi non siamo, no? Che cosa vogliamo accontentarci? Non rappresentiamo niente. Noi dobbiamo lavorare, questa è la mia opinione, lavorare insieme per costruire un percorso in avanti che è possibile, in un deserto come quello che è oggi politico, sindacale e sociale come l'Italia. L'Italia oggi ha abbandonato se stessa. Lo sciopero della CUP fatto da solo il 25, che è lo sciopero fatto dalla micro, a piccola organizzazione come la nostra, senza mezzi, senza niente, l'ha dimostrato. L'ha dimostrato perché? Non perché eravamo milioni e avevamo bloccato chissà che, non è vero. L'ha dimostrato perché siamo stati gli unici che nel silenzio assordante hanno avuto il coraggio di alzare la bandiera e scendere in piazza. Saremmo stati pochi, ma voglio dire, siamo stati gli unici. E molti hanno visto questa cosa, e molti l'hanno visto. E abbiamo avuto, non a caso, una copertura mediatica che è inimmaginabile per noi, che non è pericoloso, questo sia chiaro. È stata appunto la scelta di essere quelli che hanno deciso coraggiosamente e in modo isolato ma di alzare la bandiera. Ragazzi, si comincia a resistere, scendiamo in piazza, saremo in pochi, cominciamo in pochi, io penso che diventeremo un tanto se cominciamo, e questa è la strada che noi vogliamo perseguire. Credo che l'Unione Inquilini da questo punto di vista sia un più, una ricchezza assolutamente irrinunciabile. Grazie.